Salve a tutti e bentrovati da Davide alias GTA for the Life. Allora, per quest'oggi, da oggi sarò anche in collaborazione con Login. Allora, per quest'oggi ho deciso di realizzare un video sulla foresta di GTA San Andreas, luogo in cui molti credono si possa trovare il Bigfoot, che però non esiste per nessuna versione di GTA San Andreas. Tranne che la versione per PC usando l'apposita mod. Allora, noi ci troviamo a Back of Beyond e Shady Creeks. Queste saranno le due zone della foresta che ci interesseranno maggiormente. Allora, iniziamo l'esplorazione. E iniziamo parlando di questi segni sulle rocce. Allora, molti credono possano essere stati fatti dall'uomo o addirittura da razze aliene. Secondo me, invece, sono delle semplici venature della roccia. Allora, qui abbiamo un Walton, un veicolo contadino. E continuiamo. Tempo, come potete vedere, dei migliori per un'esplorazione nella foresta. Ecco, qui abbiamo altri segni sulle pareti come quelli che abbiamo potuto vedere prima. Allora, vi voglio dire una cosa, io vi consiglio di venire nella foresta negli orari notturni, dalle 22 alle 4, alle 5 della mattina, perché diciamo è più interessante da vedere, soprattutto per un mistero che vedrò più avanti, ossia il lago inquinato. Allora, adesso abbiamo cambiato veicolo, abbiamo preso una bicicletta, precisamente una mountain bike. E continuiamo l'esplorazione. Allora, adesso guardate questo bug. Se andiamo contro un albero in pendenza e scendiamo urtando, scendiamo dalla bicicletta, quando ci rialzeremo ci troveremo all'interno dell'albero. Fra un po' potrete vedere un altro bug molto interessante del gioco che io vi spiegherò. Allora, qui abbiamo un altro Walton, sempre come quello che abbiamo potuto vedere prima. Come potete vedere, sulle pareti continuano ad esserci quei segni. Allora, ecco qua il secondo bug. Allora, qui c'è un albero che è sospeso in aria. Vedete? Manca la parte inferiore. Se proviamo ad abbassarci a passare da sotto, però non possiamo passare. Però se proviamo a sparare, i proiettili passano dall'altra parte. Ecco dove ci troviamo, precisamente. Dove c'è quest'albero? Adesso attraversiamo la strada e passiamo dall'altra parte, dove vi mostrerò le auto fantasma e il lago inquinato. Allora, lì in fondo c'è il lago inquinato, adesso però andiamo alle auto fantasma prima. Ecco qua. Allora, vedete quest'auto? È un modello di Glendale che possiamo trovare sempre nella foresta. Praticamente si chiama auto fantasma perché alla guida dell'auto non c'è nessuno e perché soprattutto non si può riparare né con il codice che adesso ho inserito apposito per riparare le auto, cioè quello della salute, dell'armatura e dei soldi, e neanche portandolo al Pine Spray. Allora, lì in fondo c'è un altro autofantasma. Allora, adesso vi spiegherò perché quell'auto si è mossa. Praticamente il gioco spanna questo veicolo in una pendenza. Quindi, troverete
trovandosi in pendenza, il veicolo scenderà fino a quando tornerà in salita e si fermerà. Bene, adesso andiamo verso il lago inquinato. Eccolo qui. Allora, adesso notate questa cosa molto strana. Allora, guardate lì in fondo, c'è una zona molto luminosa. Se invece ci spostiamo, è tutto scuro. Volendo, possiamo anche andare dall'altra parte, però dato che l'orario è già mattinata, appunto vi consigliavo di venire, di notte, perché così potete osservare meglio questo particolare. Allora, guardate perché molti lo chiamano il lago inquinato. Perché se proviamo ad immergere un veicolo, risulterà soltanto la parte superiore e non quella inferiore, che però andando sott'acqua possiamo vedere. Anche inoltre per il colore del lago, come potete vedere, è marrone. Va bene, questo era l'ultimo mistero della foresta. Adesso ci spostiamo sopra al ponte per osservare meglio il panorama e vediamo se riusciamo a scrutare qualcosa. A proposito, girando per internet molte volte potete trovare che per vedere il Bigfoot non bisogna portare la macchina fotografica. Appunto, io non ero armato di macchina fotografica, oggetto che io comunque porto sempre nei miei video. Anche se, come ho già detto e ripeto, il Bigfoot per PS2 non esiste, tranne che per la versione PC come mod. Comunque, non si sa mai, cioè, tentare non ci costa niente. Vedete, qui vediamo fra gli alberi se possiamo trovare qualcosa. Ah, non c'è niente. Ah, vabbè, qui ci sono i soliti automobilisti imbranati che si azzuppano continuamente. Scusate per il termine. Va bene, questo è tutto da Davide, alias GTA 4 Life. Alla prossima.